Quello che, che, che però uh, può essere un pericolo di questa zona economica esclusiva, ricordiamo che l'Algeria ha stabilito, almeno il, il, il Parlamento, una zona economica esclusiva che arriva letteralmente in vista delle coste sarde e che quindi non può essere accettabile. Per l'Italia e lo sfruttamento appunto a, in termini nazionalistici appunto, di, di questi contenziosi. Vediamo eh, la Turchia nel mar Mediterraneo orientale, ma vediamo anche l'Algeria, cioè per distogliere di, di lo sguardo o l'attenzione dell'opinione pubblica eh, nazionale verso problematiche più eh, stringenti a livello interno si tenta di eh, deviare questa attenzione su problematiche estere quindi cosa di meglio che eh, rivalersi a livello nazionalistico delle zone economiche esclusive un po' anche il Mavi Vatam cioè la patria blu eh, dell'ammiraglio eh, Gurdenitz eh, turco ma sicuramente una priorità dovrebbe essere una priorità per le nazioni marittime come l'Italia, e, e diciamo che negli ultimi anni non lo è stato. Gli investimenti fatti sono stati sì un'iniziativa importante, ma non sono certamente sufficienti perché erano concepiti per, essere, per cercare di fermare l'emorragia delle navi della Marina Militare ma certamente non avevano eh, nei numeri e nella quantità dell'investimento eh, la forza per poter potenziare la marina militare, che è alla fine l'unica forza che possa esercitare un controllo marittimo al di là dei compiti eh, di polizia marittima, che mh, diciamo sono, come sappiamo, eh, su, diciamo, pre prevalentemente in termini di protezione degli interessi economici nelle zone economiche esclusive, eh, suddivisi tra Marina, eh, Guardia di Finanza e naturalmente anche la Capitania di Porto per gli aspetti di specifica competenza. Però è chiaro che non si può immaginare che le fotovedette della Guardia di Finanza o eh, della Capitania di Porto si possano confrontare con fregate o le navi che stanno costruendo i paesi della, della Diciamo costa settentrionale africana, quindi eh, basti pensare che gli algerini posseggono uh, alcuni sommergibili che hanno dei missili a cambiamento d'ambiente, cioè che si lanciano dal sommergibile in immersione, cosa che per esempio l'Italia non ha. Quindi è chiaro che ci, vuole, eh, ci vogliono le risorse anche numeriche. La Marina non è un mistero, è la più piccola delle tre forze armate. e con il taglio, diciamo, eh, proporzionale, quindi lineare, dove tutte e tre le forze armate scendono più o meno delle, delle medesime proporzioni, la Marina andrà a un valore dove non, numerico di 25-26 mila unità, eh, perdendo la massa critica per poter essere in grado di mantenere in mare un numero adeguato di piattaforme, di mezzi aerei, sommergibili. Eh, submergibili, insomma, anche... Per proprio sorvegliare questi enormi volumi d'acqua. Sì, eh, ricordo a settembre che eh, l'allora, Capo di Stato maggiore della Marina Militare, adesso Capo di Stato maggiore della difesa, l'ammiraglio Cavo eh, Dragone, parlava di un numero minimo eh, di effettivi intorno alle 34.000 unità, quindi perlomeno un, un 20-22% superiore a quello che eh, sì. abbiamo adesso. Sì, è sicuramente una valutazione non esagerata, cioè è una valutazione molto prudente che, che appunto, aveva fatto l'ammiraglio Cavodragone, eh, tenendosi appunto esattamente alle esigenze minime per poter operare efficacemente. Eh, tra l'altro, insomma, noi abbiamo un sistema eh, molto complicato per la gestione del personale, perché abbiamo compensato negli anni la. I modesti stipendi diciamo, del personale militare cercando di dare straordinari eh, diciamo lo strumento dello straordinario però poi lo strumento dello straordinario non viene eh, adeguatamente finanziato e quindi si finisce che invece di dare i soldi eh, per compensare diciamo la lunghezza degli orari di, di lavoro si finisce per dargli necessariamente il compenso il recupero e questo vuol dire che noi abbiamo una percentuale significativa di personale che sta in recupero compensativo e quindi su quel numero di 26.000 unità bisogna considerare che c'è una indisponibilità all'impiego abbastanza significativa, sia per i recuperi sia per altre problematiche come la legge 104, eccetera. Non, non, non sto con questo criticando la legge 104, dico che sono degli elementi. Di cui si deve tenere conto perché, se fossimo insomma, un paese con una normativa diversa, magari i numeri potrebbero eh, essere diciamo, più contenuti. Ma noi comunque, già con 34.000 eh, siamo abbastanza stretti. Ecco, Qui, figuriamoci con 25.000: bisognerebbe chiedersi forse se non ci sono le risorse per aumentare significativamente tutte e tre le forze armate. Beh, forse. Bisogna vedere con l'evoluzione degli scenari, con il cambio, con il ritiro dall'Afghanistan, con il, insomma, un cambio un po' d'approccio verso, verso le minacce diciamo, esterne, dove insomma, la minaccia marittima è diventata certamente prioritaria, e anche quella diciamo, difesa aerospaziale. Ecco, forse bisognerebbe. Eh, ribilanciare le forze armate in termini di personale e in termini anche economici, insomma, tenendo in debito conto eh, la componente marittima nell'ambito dello strumento militare insomma, nazionale. Il ministro stesso, lo stesso ministro della Difesa ha detto che ormai il nostro eh, interesse principale il cosiddetto Mediterraneo all allargato gioco forza dovrebbe avere la marina un ruolo eh, non dico privilegiato ma è comunque superiore a quello che ha adesso in termini di diciamo di finanziamenti e di forza sicuramente ma ecco le rivolgo un'ultima domanda a miraglio quali sono i nostri strumenti per eh, controllare eh, Pattugliare è al limite, in caso di necessità, difendere queste zone economiche esclusive che sono comunque molto vaste. Alla fine, ma diciamo per controllare chiaramente, eh, noi dobbiamo basarci in parte sulle reti radar costiere che chiederebbero anch'esse di essere modernizzate e potenziate, poi naturalmente ci vuole una presenza essenzialmente di fregate distribuite opportunamente in funzione del traffico che passa in zona e fondamentale naturalmente sono i mezzi aerei, a rotante o a loro fissa, sia imbarcati che basati a terra, quindi eh, questi sono gli aspetti per il controllo di superficie e poi bisogna avere comunque in pattugliamento dei sommergibili eh, come dicevo, perché non si può ragionare di Zee senza comunque tenere allo stesso tempo in debito conto i fondali, il controllo dei fondali, eccetera. Quando si parla di Zee, poi non possiamo comunque ragionare in termini di difendere le Zee, perché ricordiamoci che le Zee sono ehm, comunque mare internazionale, cioè dove si può transitare liberamente. Quindi non è una zona che si conquista o si difende dall'ingresso altrui, è una zona dove si può esercitare un'attività eh, di, di controllo dell'utilizzo del, di quel diciamo, volume d'acqua, eh, essenzialmente appunto sotto il profilo eh, del controllo della pesca eh, e attività di questo genere, insomma. Quindi eh, anche qui bisogna essere molto attenti a non a non confondere comunque la ZE con le acque territoriali o con altre aree dove uno può effettivamente imporre eh, agli altri di non passare. Quindi il passaggio, il transito, e tutte le attività che non disturbano le attività commerciali dello stato costiero possono essere condotte. Ha fatto bene a puntualizzare questo, infatti io intendevo dire più che difendere l'ANAZE, eh, difendere eventualmente le infrastrutture nostre eh, che ne, ne ci sono nell'ANAZE, le ne eventuali in, infrastrutture che possono essere i peschereggi piuttosto che eh, le m, piattaforme pe, eh, petrolifere o cose di na, na, na questo genere. Un'altra cosa che mi viene in mente è l'uso pretestuoso dell'ANAZE. Perché per creare una crisi internazionale o comunque una pressione, qualche Stato, c'è stato anche un romanzo, credo, da, una, da questo punto di vista, che ipotizzava questo, uno Stato rivierasco dell'Africa. Eh, settentrionale potrebbe dire che Lampedusa piuttosto che eh, Pantelleria sono nella piattaforma continentale africana quindi appartengono a quel di, diciamo a quel a, a, a ne, quello stato ecco. quindi anche in quel senso lì intendevo difesa anche se ovviamente sarebbe un qualcosa di ne, ne pretestuoso che nasconde ben altri fini Certamente sì, beh, è chiaro, ma lì diciamo la risposta è facile, Insomma, uno potrebbe anche obiettare volendo fare lo spiritoso che allora anche parte dell'Africa dovrebbe essere di Pantelleria o di Lampedusa visto che è parte della piattaforma di Lampedusa, ma diciamo che a parte queste battute così da abbastanza... Eh, sciocche non c'è dubbio che eh, lì si va in un altro campo insomma quindi la risposta è più facile naturalmente bisogna vedere se eh, uno poi è effettivamente è pronto militarmente a poter recuperare l'isola in tempi rapidi cioè se qualcuno facesse un colpo di mano e sbarcasse dei militari agguerriti sull'isola tenendo in ostaggio la popolazione indubbiamente non sarebbe una cosa facile se, se vogliamo sarebbe una mini Malvinas Falkland alle porte di casa, insomma. Quindi eh, lì eh, insomma, gli inglesi andarono, fu una guerra sanguinosissima, persero molte navi, ehm, persero molti uomini, molti di più ne persero gli argentini, ma fu a tutti gli effetti una vera guerra tradizionale, insomma. C'era la Thatcher e rifiutò qualunque, qualunque diciamo, eh, negoziazione che... che, che eh beh, bisogna vedere appunto cosa, cosa succederebbe nel nostro caso. Insomma, io confido che eh, riusciremo, sicuro riusciremo a intervenire. Insomma, poi alla fine, noi, quando siamo chiamati alla, al bisogno, di solito rispondiamo. Insomma. Sì, ricordo che appunto nella guerra delle Falkland, o una Malvina, gli inglesi perdettero circa, persero circa 400 uomini, che insomma non, non ne sono eh, pochi. L'ultimissima domanda, ammiraglio, noi abbiamo come eh, navi da pattugliamento, o almeno le abbiamo programmate per gli anni 30 come navi da pattugliamento, quindi pattugliatori eh, d'altura, i PPA o le PC, le, le nuove le corvette, e eh, fregate più appunto eh, Diciamo navi in di prima linea, quindi fregate e cacciatorpidiniere in tutto 29. Eh, sentivo in una conferenza eh, l'ammiraglio Cavo Dragone, che diceva che in questo momento tutte le nostre navi, in una maniera o, nel, o nell'altra, sono impegnate. Ovviamente, comprese quelli che sono in turni di recupero. O comunque in, in manutenzione, eccetera, 29 navi in tutto tra navi di, diciamo, di prima linea e mi si permetta il termine di eh, prima linea e, e mezzo sono sufficienti per eh, delle eh, missioni che sono sempre più frequenti e sempre più num numerose. Beh, no, eh, i numeri dovrebbero essere ben superiori. Insomma, noi dovremmo avere. Complessivamente, perché come numero di marina bilanciata, circa 80 navi nel complesso, eh, quindi di, tutti, di, di tutte le tipologie. E quando si parla poi di pattugliamento, quando si parla di operazioni, comunque dove si può immaginare l'uso della forza, dove ci può essere un contrasto, bisogna sempre pensare che non ci si può eh, limitare a scegliere una sola forma di. Eh, contrasto possibile, oppure una sola forma di impiego, cioè il pattugliamento è un'attività eh, che fa parte di un sistema più, più, più ampio di, di attività che servono al controllo tridimensionale dello spazio aeromarittimo. Ora eh, è chiaro che quindi si usano le navi a capacità aerea, non, non voglio neanche chiamarle portaerei le nostre perché sono. Insomma, abbastanza piccole, però voglio dire, comunque sono fondamentali per il controllo degli spazi eh, aeromarittimi. Quindi si parte da quelle navi, quindi dei gruppi navali che possono non solo pattugliare e mantenere il controllo, perché eh, bisogna mantenere una continuità di controllo, altrimenti eh, la situazione di superficie e subacquea sfugge. Eh, ci vuole una continuità non solo fisica ma anche una capacità di evolvere rapidamente senza interruzioni e quindi da una situazione del tutto tranquilla a una situazione che può diciamo eh, avere un'escalation eh, rapida e violenta per cui <coughs> bisogna sempre avere una, una situazione come dire a strati se vogliamo eh, possibilmente ad ampio raggio in modo da non dover affrontare i problemi proprio sotto casa, e non dimenticando appunto che il, il nostro momento storico è vive intorno alla, al concetto della globalizzazione. Quindi il mare e il Mediterraneo allargato, fa parte appunto di un sistema mondiale. Dove la libertà di navigazione e quindi anche il controllo diciamo, della giurisdizione degli stati rivieraschi, come, come, come possibilità di interferire, di interferire su queste sulle linee commerciali, oltre a essere una situazione di casus belli, come diceva lei, può anche essere una situazione che richiede una gestione eh, appunto. Ad ampio spettro eh, richiede normalmente, direi, una presenza che sia anche di deterrenza eh, per avere una sicurezza marittima che sia effettivamente tale. Benissimo. Grazie. Eh, grazie a Miraglio per il suo preziosissimo intervento di oggi. Speriamo di averla in seguito di un, eh, nuovo. E con altri argomenti in eh, trasmissione. Io le auguro buona serata a Miraglio e buonasera ai nostri ascoltatori. Arrivederci Grazie, alla arrivederci prossima, a tutti, buona serata.